Bene, buonasera cari non telespettatori, Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisario, del keeper di questo lercio canale. Continuiamo Tomb Raider 1 Remastered. Dunque, dobbiamo caricare da Atlantis, qui. Certo pure Natla è messa bene col davanzale, eh? Bella scollatura pure. Allora, è normale che fa questo effetto strano? Speriamo di sì. Allora, come ho detto nel video precedente, è così lungo Tomb Raider 1? Abbastanza. E beh, è un gioco d'avventura, quindi. Dicevo, come ho detto nel video precedente, in questo punto dobbiamo lasciarci un salvataggio per poterci consentire poi, quando lo fixeranno, di poterlo platinare. Ma se io sto qua, perché se ne va giù? Allora, vediamo. Ti ricordi i collezionabili? Oh cazzo! Diciamo abbastanza, sì. Fanculo. Mamma mia, che colpo che mi ha fatto prendere. Bisogna stare attento a non passarci troppo vicino a sti cosi, altrimenti esplodono e ci fanno vedere e fanno aie. Avete finito? Speriamo di sì. Sera Holly, benvenuto. Che mi sono... niente, ti sei perso un paio di demoni uccisi e basta. Ho appena cominciato, quindi ti sei perso a malapena un paio di demoni fatti fuori. E come stavo dicendo, in questo livello dobbiamo lasciarci un salvataggio, perché lo dovremmo rifare quando il gioco verrà patchato, per poter poi fare il trofeo di tutti i collezionabili, perché qua c'è il famoso bug che ci viene, il gioco ci conteggia un collezionabile in più, che in realtà non esiste, quindi bisognerà insomma starci un po' attenti. Quindi non bisogna, cioè, dovrò creare un altro salvataggio ancora, come se non avessi creati già abbastanza. Io odio creare più salvataggi perché c'è il forte rischio di confondersi. Anche te. Ci mettiamo 2 giorni se non esci fuori da là, eh? Allora, cominciamo a salvare. Mazza che palla de... Ma tutti i modi dove devono venire fuori? Lo sapevo io che rischiavo di cadere. Fanculo un po', 5 minuti. Adesso manco, mi sono anche dimenticato da dov'è che venivo e dove dovrei andare. Credo di venire. Ma di per sé sì, però in questo punto il sistema di... cioè, proprio l'illuminazione, qui fa proprio schifo. Cioè, anche nel gioco vecchio qua l'illuminazione fa pietà. Cioè, proprio, è proprio illuminato male.
Comunque, a che pro sono salito qui? Visto che tutte le porte sono chiuse e non c'è niente. Oh, c'è una leva. E quale porta mi avrebbe aperto? Questa? Sì, questa qui. Che mi stai prendendo per il culo? Che mi stai letteralmente trollando? Mi stai facendo tirare leve che mi aprono porte vicine per farmi aprire un'altra leva ancora? Cioè, questo vuol dire proprio trollare il giocatore. Sì, decisamente. Abbiamo aperto la porta centrale. Non dovrebbe, c'è un, c'è una palla ancora che deve esplodere. Quindi io direi che la lasciamo lì. Ma ha toccato 2 volte, ma guarda quanto mi ha tolto, porca miseria. Allora, se ricordo bene, qui sotto ci dovrebbe essere un segreto. Dov'è sta ennesimo volatile rompipalle? Dovrebbe essere. Eccolo. Vediamo che non ho altre rotture di palle adesso. Allora, dicevo, salvataggio tattico. Allarme volatile, esatto. Ecco, sì, ricordavo bene, c'è un segreto qui. C'è qualcos'altro qui? No, mi sono confuso. Allora, se ricordo bene. C'è qualcosa anche. Ah, intanto dovrebbe scoppiare questa palla qui. Ancora no? Vabbè, niente palle, vabbè. Allora, qua è un po' complicato. Perché dobbiamo. Si chiama, no? Sì, vabbè, ma è chiaro che si possa andare là, cioè. Devo solo cercare di capire la distanza giusta. Ah, bastava che facevo così, sono un emerito cretino. Come al solito devo andarmi a complicare la vita quando è molto più facile di quanto sembri. Adesso quasi sicuramente scoppierà la palla e mi ritroverò un altro demone volante. Doppie munizioni per Uzi. Come sto con i pick-up? No, ecco, questo sarebbe l'errore, cioè qua non dovrebbe segnare 51, deve segnare 50. Questo sarebbe l'errore, il glitch strano che hanno fatto, che qua segna 51 oggetti che si possono raccogliere, ma in realtà è sbagliato, perché ne dovrebbe segnare 50, non 51. Questo è un errore, non si sa bene come gli sia successo, ma chiaramente poi lo sistemeranno. Quella palla però non scoppia. No.
di bozzolo, di involucro, più che una sorta di nido. Allora, facciamo così. Mettiamoci direttamente lì dentro, forse siamo meno scoperti. E se ci mettiamo qua siamo meno scoperti. E questo è andato. Guarda quanto è brutta sta porta. Allora, qua essenzialmente noi dobbiamo salire, cioè dobbiamo continuare a salire pochi. Che stavo dicendo? Diciamo io, come ho sempre detto, in realtà apprezzo molto come Nintendo fa i direct, perché li fa magari corti. Però sono solo giochi, cioè niente chiacchiere inutili, niente perdita di tempo, giochi a raffica, che alla fine è quello che ci interessa a noi, cioè a noi ci interessano i giochi. Poi se vuoi far parlare un po' gli sviluppatori, è ovviamente giusto perché comunque sono opere loro e quindi ci sta. No, ma muovi! Oddio, come cazzo ho fatto a evitarla? Non lo so nemmeno io, guarda. Come cazzo ho fatto a schivare, cioè veramente totalmente fatto a culo. Totalmente fatto a culo. Porca puttana, che cazzo di culo. Dunque, vediamo. Allora, dovrei poter scendere là adesso. Esatto. Mamma mia, l'ho schivata per culo. C'è qualcosa lì? O mi sbaglio? C'è qualcosa, ma non so se posso arrivarci. Sì, c'è un segreto, forse? Sì, questo è un segreto. Segreto neanche troppo segreto, in realtà. Cioè, in realtà è molto più facile vederlo rispetto ad altri, ecco. Oddio, quanti segreti ci stanno a sto capitolo? Tre? Tre. E il problema adesso è... Ok, scendere. Però la porta si è richiusa. Ah, c'è una cosa lì da prendere. Ci arrivo da qua? Non lo so. No, è troppo lontano. Immaginavo che non ci arrivavo. Ah, ecco, vedi, ci si arriva da là dietro. Insomma, devono farmi fare un giro dalla Madonna avanti. Vabbè, in teoria dovrebbe essere più facile adesso perché le pietre sono saltate, quindi non. A meno che non me le rimetta di nuovo, io non mi fido. Perché è capace che le pietre lì ogni volta ricevono. Ok, quindi adesso mi devo ritrovare di qua. Solo che questa è chiusa. Allora, che sezione c'è qui? Quindi presumo di dover saltare con il salto in lungo da qua. Sperando che ci arrivo. Non lo so se ci arrivo, eh. No, mi sa che non ci arrivo, è troppo distante. E infatti non ci arrivo. Da qua sicuramente non ci arrivo. Qui è troppo alto. Ah no, ci arrivo.
No, il primo livello sono le caverne, Vilcabamba è il secondo livello. Cioè, questo è letteralmente il livello dell'avanti e indietro. Ti fanno fare giri lunghi sempre sullo stesso posto. Un qualcosa di veramente fastidioso. Cioè, è letteralmente il livello del giro giro tondo. Ce la farò saltare? Beh, Dio, ce la dovrei fare, eh. Ok, e quindi a che pro sono salito qui? Ah, ok, devo andare là. Devo continuare per di là. Allora. Cerchiamo di arrivare lì, non dovrebbe essere troppo difficile. I salti in questo modo in 3 sono i più facili perché non li puoi sbagliare, sono sempre uguali. Doppie munizioni per Uzi. E che fa questa leva? Cosa avrebbe fatto? Che cosa avrebbe fatto? Forse mi ha aperto qualcosa. Forse mi ha aperto qualcosa lì, nella stanza dove sono stato prima. Non lo sapevo proprio. Non ne avevo idea. Mi ha proprio colto alla sprovvista. Eh sì, questo ammetto di averlo sentito. Questo ha fatto un pochino male. Troppo. Ecco, adesso sì. Vabbè, adesso lo sappiamo. Purtroppo sto gioco c'è una marea di ste trappole e trabocchetti. È fatto apposta. Le trappole e trabocchetti sono tali perché non li conosci, altrimenti non ci avrebbero lo stesso effetto. Oltretutto non so se è un pavimento normale o un pavimento di quelli che crolla. Che stronzo. Finché non vado avanti proprio in quel punto. Doppie munizioni per Uzi. Finché non vado avanti proprio in quel punto la trappola non si attiva. È proprio un gioco stronzo. Mamma mia, quanto è cattivo. Un gioco di una cattiveria assurda. Vabbè. Allora, sì, salvataggio tattico, come sempre. Salvataggio tattico. Ok, mettermi un nemico qua che non posso guardarlo è molto cattivo. Non ho ben capito cosa è successo, ma sono vivo. Comunque ripeto che mettermi un nemico là è stato molto cattivo. Preso. Un po'. Allora, non posso saltare da qua. Ecco, vedi, questo è uno dei pezzi che vi dicevo prima. Che noi praticamente se noi guardiamo in alto si vede a malapena il punto dove tutti i punti dove dobbiamo continuare a salire in circolo per arrivare in alto dove c'è il boss. Quindi in questa in pratica questo è un livello a salire a mo' di chiocciola. Un po' come se fosse una scala a chiocciola. Allora, dicevo che non posso sicuramente saltare da lì giù perché quindi devi per forza ucciderlo. E ci ho perso un sacco di tempo per cercare di ammazzarlo. Non tanto perché
Il boss in sé è forte, ma perché se sbagli un movimento caschi di sotto. Perché la piattaforma dove puoi affrontarla non è grandissima e ci vuole un attimo a cadere. La vera difficoltà sta nel non cadere più che nell'affrontare il boss. Ah, qui ci sono un po' di palle, un po' di sfere, che quasi certamente fra un po' si attiveranno, anzi penso che si attiveranno. Quante munizioni c'ha degli Uzi? Parecchie, mi sa. C'ho più di 3000. Allora, qui non si sveglia nessuno. Oddio, qui è pieno di leve, contro cazzi e mazzi. E non mi piace, è troppa roba. Forse anche. Probabilmente anche queste leve sono a combinazione. Eccone uno. Vedi, qua per esempio, allora io continuo a dire che in realtà le munizioni di questo gioco non sono ben calibrate perché Magnum e Uzi te le dà a raffica, mentre quelle del fucile non arrivi neanche per sbaglio a 30 o 50, a 40 o 50. Allora, perché mi pare che ci fosse. Allora, esatto, beh, qui ci possiamo già andare senza tirare leve, quindi. Ecco come sono tutti i cancelli chiusi. E probabilmente ogni cancello corrisponderà ad una leva. Quindi, se faccio due calcoli rapidi, ogni leva corrisponde ad un cancello e probabilmente corrisponde anche ad una sfera di involucro che si libera. E vabbè. Eccone un altro. Ammazza che stronzo, eh! Un altro del rompivalle. Avete finito? Speriamo di sì. Questo era un cancello. Quindi non tutti sono collegati i cancelli lì sotto. Quante sfere sono rimaste? Beh, da quello che vedo io solo una. Eccola qua. Ok, dovremmo averli aperti tutti. Ok, dicesi lungaggini inutili proprio. Cioè, bastava aprirne soltanto una e farmi affrontare tutti i nemici piuttosto che farmi aprire 72 di queste cose fastidiose. Ok, piano che qua non so che cosa c'è. Aiele. C'ho come l'impressione che. Aie, ecco, niente, ma chiuso. E che differenza c'è quindi se io venivo da là o da qui? Boh, vabbè. Allora, vediamo. Questo penso che sia un mastro da spostare. C'è qualcosa qui dietro? Direi di sì. Sì, però sembra un corridoio vuoto. Qui sopra non c'è niente. Beh, non mi pare perlomeno. Io qui sopra non vedo nulla. Penso che sia il caso di salvare perché non sappiamo quello che ci aspetta. Quindi salviamo. Allora, qui è chiuso, quindi a che cosa servirebbe esattamente questa, cioè spostare questo affare, se tanto qui non c'è niente? Non ci sono neanche posti dove salire.
Forse c'è qualcosa qui negli angoli. Qua non c'è niente, vediamo qui. E non c'è niente nemmeno qua. Cioè, questa è letteralmente una stanza chiusa. Sì, decisamente, Gnacci, decisamente. O meglio, come ho specificato più volte, in realtà le guide c'erano. Solo che uscivano sulle riviste, quindi dove... Oddio, che è successo? Perché mi... E dove sono adesso? Ah, mi ha riportato qua. Come dicevo, le guide uscivano, ma uscivano sulle riviste. Mi sono sbagliato. Uscivano sulle riviste, quindi le riviste uscivano mensilmente. Cosa cavolo sto vedendo? Perché è tutto rosso? Ciao, Ellie. Buonasera. Ecco, vedi questa. Ah, ho capito. Devo usare questo per poter. Ah, ho capito. Devo usare questo per parare la sfera che mi blocca l'uscita. Ok, adesso ho capito. Comunque dicevo, in realtà le guide ci stavano, solo che uscivano sulle riviste. E le riviste erano mensili e soprattutto non è di sicuro che la guida. Tutto rosso sarà un. No, no, è fatto un po' così. Beh, allora buona cena, mangia bene e facci sapere cosa hai mangiato, così ci viene un po' fame, perché qua si parla anche di roba da mangiare, perché si deve, come direbbe una persona che conosco, mangiare una delle poche cose, una delle poche gioie della vita, cioè mangiare bene ovviamente. Poi per uno addietato come me, che te lo dica fa? No, mo te la prendi il culo, sto bloccato. Allora, ecco, questa è un'altra prova. Qui stiamo continuando a salire gli scali. Così, così in alto non ti prendo, però. Devi scendere un po'. Ecco, da lì si incomincia già a vedere la piattaforma dove affronteremo il boss. Questo vuol dire che non manca tantissimo. Questo significa che non manca tantissimo alla fine del livello. Perché cioè, già si comincia a intravedere meglio la piattaforma dove finisce il livello e dove affrontiamo poi il boss nel livello finale. Ahia! Allora, che cosa abbiamo qui? Oh, buon Dio! Ma perché non lo punti? Cazzo, ce l'hai là! Dove è andato quell'altro? Nito? Ah, meno male. Allora, che cosa abbiamo qui? Allora, io credo che se scendo da qua dovrei poter saltare tranquillamente sull'altra parte senza che farmi male. Credo. Quindi, via. E hopla! Esatto. No, il codice per far esplodere Lara sta soltanto sul 2, forse anche sul 3. Qualcuno mi diceva che c'è anche sul 3. Onestamente non lo so perché del 3 non ricordo niente, cioè il nulla più assoluto. Mentre del 2 sono sicuro, che in realtà è lo stesso codice, cioè lo stesso, sono gli stessi comandi che usavi qui per saltare il livello. Che in pratica ti hanno messo la trappola, cioè tu con quello, tu magari me giocavi il 2. Convinto che il codice fosse lo stesso, mentre invece quando lo fai la rata esplode. Cioè, pensa quante volte morivi in quello vecchio dove non c'erano i salvataggi liberi solo perché ti venivano addosso. Stavolta tanto siamo anche avvicinato. Allora, dicevo che molto probabilmente lo scopo di questa stanza è farci fare il giro e farci arrivare dall'altra parte, anche perché vedo degli oggetti da raccogliere. Quindi quasi certamente dovremmo fare il giro di Peppe per arrivare. Cioè, questo è proprio il livello delle lungaggini e dei giri di Peppe, perché fai sempre le. Cioè, ti trovi. Aie, c'è qualcuno. C'è qualcuno, ma non sappiamo da dove.
Allora, immagine di dover arrivare lì, credo di poterci arrivare. Se gentilmente non mi cambia la telecamera. È rimasto bloccato là? Ah, ok. Allora, lo sento che svolazza. Ah, forse è sopra? Carino quel cuore. No, è una cosa che hanno aggiunto, non c'era nel vecchio gioco, cioè sta parte è proprio aggiunta. Che sembrava un cuore gigante, tutto carnoso. Anche abbastanza inquietante, devo dire. Altre munizioni per Uzi, sì, qui ti riempiono di munizioni. Cioè qua sono letteralmente di più le munizioni che raccogli che quelle che usi. Ok, ma una volta che sono arrivato qui, che cosa ho concluso? No, qui sono letteralmente in un vicolo cieco. E in teoria, allora, se prendo la giusta rincorsa e vado per storto, forse ce la si fa. Salva partita, abusatissimo e... Op! Ok, un po' a culo, ma ci siamo arrivati. Preso. Qui abbiamo altre munizioni. Leva. Oddio, quanto mi dà fastidio quando non mi fai vedere quello che faccio con le leve, guarda. Mi dai proprio all'urto. Forse mi ha aperto la porta, ma devo spostare questo? Eh sì. Cioè, mettere una pietra qua davanti con il solo scopo di doverti leggermente, e ripeto, leggermente allungare la cosa. Beh. Cioè, solo per dar fastidio. Che cosa abbiamo qui adesso? Probabilmente siamo saliti su un altro piano della piramide, chiamiamola così. Oddio, Madonna che colpo. Quindi presumo che il mio risultato finale sarebbe quello di saltare lì. Presumo che il mio risultato finale sarebbe di saltare su quell'altra piattaforma dove ho appena ucciso quel demone. È la solita riunione di condominio aziendale. Ecco. Salvataggi. Vabbè, io l'avevo detto che saremmo arrivati a 200 salvataggi. Intorno ai 200 salvataggi. Io più o meno l'avevo detto che ci saremmo arrivati. Non sono. Beh, sai, non sono un. No, non vi ho fatto salti ben peggiori. Non è poi così sfigato. Comunque dicevo, non sono un grande fan del pesce, lo sai, però insomma, noto che comunque ti tratti bene. Qua sicuramente c'è qualcuno, eccolo lì. Cioè, è letteralmente entrato dentro la parete e continua a farlo, eh. No, non è pesce, scolpino non è pesce. Ah, ok, come non detto, non so perché ha dal nome credevo che fosse pesce, quindi perdono errore mio. Non so che. Allora non so che tipo. Lo so. Comunque, ecco, ormai siamo praticamente arrivati. Quella è la piattaforma. Ci mancano due piani. Perché poi. No, quella lì in realtà dovrebbe essere l'uscita. Quindi sì, ci mancano due piani e siamo arrivati. Cioè, allora, ci mancano due piani, però anche due veloci, insomma, dipende dalla situazione. Salvataggio tattico come sempre. Allora, non so se qua c'è qualcosa, ma mi sembra di no. Con noi prima stavamo lì ancora. Dio mio, che venuta di vertigini. Cioè, se soffri di vertigini, sto pezzo è proprio un amore. Ma la porta è chiusa, però. Ah, ecco.
Non è colpo. Allora, stiamo. Beh, allora, in effetti sì, solo che non saprei cosa mettere, sai? Soprattutto finché non... Soprattutto finché non so che cosa... Cioè, finché non uso, non riuso... Cioè, finché sono da console non saprei che cosa mettere. Sì, c'è ragione, c'è ragione. Devo mettere o qualche imitazione in più, però non... Devo mettere, o metto qualche imitazione in più. In realtà dovevo mettere la voce del Joker, ma non so perché non l'ho più messa. No, per riscattarle le puoi riscattare, ma non le vedi? Dicevo, in realtà io dovevo mettere la voce del Joker, ma non ricordo perché, poi non l'ho più messa. Ma, però adesso che me l'hai ricordato, vedrò di farlo. Devo andare lì, ma devo passare da qua, però. Citazioni, cioè io che faccio la citazione del film, dici? C'è una citazione, dici? Cioè tu intendi proprio il file audio di quella citazione? Sì, non sarebbe male come idea. Ci dovrò perdere un po' di tempo, ma si può fare. Ma lei è il presidente? Questa è la citazione di Mid. Allora, dove siamo? Oh santa Madonna! Cazzo, in tre! Ma che siete matti, oh! Ha un suo perché questa idea. Devo solo pensare a come metterla in pratica nel modo migliore. Finiti? Ok. Cioè, devo solo pensare a come metterla bene in pratica. C'è una porta qui. Ah, ultimo segreto. Questo è l'ultimo segreto del livello. Quindi con questo segreto a quanti pick-up stiamo? 38, ci mancano una decina di oggetti. Sempre salvataggio tattico. Anche se poi in realtà non... Cioè, non servirebbe nemmeno che li prendiamo perché tanto sappiamo che dobbiamo rifarlo, però in realtà dipende da come poi fixeranno... Dipende da come fixeranno il bug. Comunque, allora... Che deve essere proprio veloce, veloce. Quindi dobbiamo salire qui a destra. Continuo a non capire comunque perché togliere la lava, cioè a che serve questa cosa della lava? C'è qualche mostro, qualche cosa? No, stavolta pare che non c'è niente e nessuno. Ok, me la sono un po' rischiata perché ho preso troppa rincorsa. Vedi che se li prendo bene durano un attimo con gli Uzi. Allora, intanto salvataggio tattico, come lo chiamo io. Immaginare. Però quella come la evito? Scendo.
sala è questa? Sala grande. È una sala del trono questa. Sembrerebbe una sala del trono. Sì, perché ci sono delle lettere su cui, quindi presumo che siano delle. Credo che sia una sala del trono, di tre troni, soprattutto. Q dovrebbe essere qua, l'OPEC, T è Tiokan, e N. N chi è? Boh, non lo so. N dovrebbe essere Narla, cioè, N credo che sia per Narla, per Jacqueline Narla, quindi anche lei era una dei sovrani. No, questo no, mi sa che era soltanto quello che potevo spostare allora. Sì, era soltanto quello che si poteva spostare, quindi vabbè, quello di Narla, la nostra nemica, quindi da questo punto di vista è relativamente facile indovinare. Se c'è qualcosa, beh, qui lì su in teoria forse c'è qualcosa, ma non ci arriviamo, quindi porca mignottola, oh buon Gesù, e mo ho un'idea, speriamo che funzioni. Ok, ha funzionato, anche se ho seriamente rischiato la morte, però ha funzionato. Altre frecce? Ne sento il suono. Qui vicino ci sono delle frecce, le sento chiaramente. Guarda, quanto lo detesto quando non mi fa vedere che cosa faccio. Giuro che mi dà i nervi. Ah, ok, mi ha riportato qua. Quindi quella parte era un'uscita, non era un'entrata. E quindi, intanto salvataggio tattico. Cosa ci aspetta qui adesso? Oh, santa miseria. Oh, buon Gesù. Ok, qua ci sarà da combattere un po'. Meno male che mi sono curato. C'ho quasi 4.000 colpi di Uzi. Teoricamente con il prossimo caricatore di Uzi ce n'ho quasi 5.000. Qualcosa mi dice che appena tiro. Eccola! Porca puttana, al centauro! Questo fa male! E che cazzo, muori? E che si demogano, eh? Sei un demone, mica sei demogano, eh? Che crispio! Ma non so che porta mi ha aperto. Aiade. Solo due erano? No, sono tre. Quindi se ne deve aprire un'altra. Eccola. Beh, comunque mi ha fatto male, però vabbè. Immagino che non posso salire da nessun'altra parte. Come sempre, salvataggio tattico. Come sto con i pick up? 45, ne mancano 5.
Mancano 5 oggetti da raccogliere. Ok, allora. Mi ha letteralmente preso la sprovvista. Vabbè, adesso so cosa è quello che devo fare. Ci metto 3 secondi. Ah no, prima devo andare a tirare la leva, quindi comunque devo passare prima di qua. Non ti avevo chiesto di avanzare, però vabbè. Come fa ancora a non essere caduta? Oh. Ho preso un trofeo, ma non so come ho fatto. Dopo guardo quello che ho fatto. Era un trofeo legato al Doppelganger, ma non so quello che ho fatto. Come al solito, salvataggio tattico. Io continuo a dire che finiamo il gioco. Io penso che lo finiamo con almeno 250 salvataggi. Forse 250 no. Però direi che un 220-230 ci arriviamo. L'ultimo livello non era lunghissimo, era difficile ma non era lunghissimo, quindi fanculo Anto. Queste munizioni prima le avevo viste? Mi pare di no, perché non mi sembrava di averle raccolte, quindi mi sa che non le avevo viste. Queste sì, però prima il centauro. Quanto cazzo te ci vuole per morire? Mamma mia, oh. È proprio demogano. Se ho capito bene, mi trovo sopra la stanza dove ero prima. Ecco, e sono caduto. Comunque non è la stanza di prima, è un'altra stanza. Anche se sembrava la stessa, effettivamente. Pure quest'altro deve venire, ma che siete scemi? Oh! Madonna che coppia di merda che fate, eh! Mamma mia, manco staglio e olio! Porca miseria! Te, non cadere! Allora, possiamo tranquillamente andare a entrambi i lati di questo posto. Quindi non bisognava andare a dritti, ma bisognava andare ai lati, dove c'è. Ah, qui c'è una leva e delle munizioni. Continua a non farmi vedere quello che faccio. Due leve che mi aprono la porta centrale.
È la porta dove finisce il livello, in teoria. Qua, a meno che non stanno proprio dentro la stanza, però vedi che... Allora, mi serve la porta, ma non ci posso arrivare. Quindi forse... Infatti la leva si è rialzata, mi sa che potrebbe essere qualcosa a tempo. Ahia, che incrociata. Infatti vedi che si è alzato un ponte? Ecco, solo che ora si è chiusa la porta. Ma che rottura di palle. Mamma mia, appena in tempo. Quindi devo prima aprire la porta e poi correre a premere l'altro tasto. A premere l'altra leva per il ponte. E niente, non devo, non posso fare questa cosa perché altrimenti incrocio. Ce la facciamo, ce la faremo. Ce la faremo e ce la farò, Molo. C'è qualcosa qua per terra. Munizioni. Doppie munizioni. E quindi 50 su 51. Quindi è giusto. Ok. Ciao, The Game Vibe. Mazza, già il cieco. Ecco, io sto alla fine. Sto alla fine. Una tortura? Bene. Non si sono risparmiati neanche con i DLC. Ecco, quello è il punto dove noi adesso cadremo e da là da quella sfera enorme uscirà il boss, ma quello è l'ultimo livello. You can't do this. Ovviamente. For your crimes, for the flagrant misuse of your powers, and for robbing us of ours. You can't, I. Breaking the three bond of consent that our people are ruled and secured under, and invading our army, our warriors, empty from our pyramid, so that you can use the pyramid. Its powers of creation for your own mindless destruction. Mindless? Look at you! Neither of you have one squirt of inventive juice in your heads. Quindi Nadla era una di loro ed è stata esiliata per, con, è privata dei Okay? poteri. You use the sacramental place as a source of individual pleasure. As some freak factory. They're survivalists, a new generation. A slaughter heap now. And you. We're gonna lock you in limbo. Make your veins, heart, feet, and that diseased brain stick solid with frozen blood. Ok. Greet your eternal Prima o poi non li metterò la webcam, non ti preoccupare. Ok, ma se lei è stata congelata, chi l'ha scongelata? Che poi è venuta da me a chiedere aiuto? Cioè, l'hanno congelata e l'hanno rinchiusa in un coso con quattro pareti e poi messa sotto. Quindi come cazzo ha fatto a uscire? Back again. And you? For a grand reopening, I assume. Evolution's in a rut, natural selection at an all-time low. Shipping out fresh meat will incite territorial rages again, will strengthen and advance us, even create new breeds. Kind of evolution on steroids, then. A kick in the pants. Those runts Qualapek and Tihokan had no idea. The cataclysm of Atlantis struck a race of languishing wimps. Plummeted them to the very basics of survival again. It shouldn't happen like that. Or like this. Hatching commences in 15 seconds. Too late for abortions now. Not without the heart of the operation. No! 10. 5. Non è più facile spingerla senza ammazzarsi. Vabbè. 2.